Allora, vogliamo fare un minuto di silenzio per ricordare una persona che ci ha lasciato da poco, un'amica di tutti, una mamma, una professoressa che amava tutti quanti, anche i bambini. Quindi facciamo questo minuto di silenzio e dopodiché Don Giacinto farà la preghiera in ricordo della nostra sorella Mary. C'è preghiera più bella che noi possiamo fare per una mamma che è quella prima preghiera che le nostre mamme ci hanno insegnato. Allora diciamo tutti insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fai con lui il pallone. Io? Sì, prendi il pallone. Che devo fare? Vieni per il pallone. Aspetta. Vai, vai. Sì, adesso possiamo continuare anche a giocare perché Mary ci ha salutato da lassù. Questo pomeriggio nel parco giochi comunale di San Mango d'Aquino, dove si sta svolgendo una festa ideata apposta per i bambini che si chiama Park Fan 2015. Adesso andiamo a vedere come si sta svolgendo la festa. Mentre noi lavoriamo, le nostre collaboratrici si stanno divertendo. Sobri. Stiamo giocando. A cosa? Non lo sappiamo ancora. Oh, chi lo prende? Che gioco è? Chi mi aiuta? Ok. Marta, come sta andando la festa? Cosa stai facendo? La festa sta andando molto bene. L'Eclipse ha sponsorizzato questa piccola festicciola per i bambini e diciamo che sta andando molto bene, vedo che i bambini si stanno divertendo e procede alla grande, diciamo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro. E tu ti stai divertendo? Abbastanza, in compagnia del mio socio qua. Salutiamo anche il socio di Marta. Grazie, benvenuti. Qua abbiamo il gioco delle mele in cui la cosa consiste nel prendere le mele senza prenderle con le mani, con la bocca. Devo fare... Hai preso qualche mela? No, anzi una prima. Michelle, ti stai divertendo in questo gioco? Sì, molto. In che cosa consiste questo gioco? A prendere la mela con la bocca e tenere le mani dietro la schiena. Vi siete divertendo? Sì. Vi piace la festa? Sì. Sì.
Che ha bucato a tutti quanti. Ci stiamo divertendo un mondo. Come possiamo notare, in ogni zona del parco c'è un'altalena, uno scivolo, in modo che i bimbi si possano divertire e quindi si... E quindi loro passano il loro tempo divertendosi. Ti chiami? Noemi. Di dove sei? Di Fiorano Modenese. Come mai ti trovi qua a San Mango? In vacanza, sono venuta qua in vacanza. Cosa ne pensi di questa festa? È molto bella, è uno svago per bambini e infatti i bambini si divertono molto. Va bene, è una bella festa. Complimenti a chi l'ha organizzata. Anche le ragazze più grandi si stanno divertendo alla festa. Come si vede anche nei balli di gruppo c'è molto movimento. È una cosa che cioè, non è stata fatta negli anni precedenti, quindi è una novità, diciamo. Però è una cosa divertente anche per i bambini, ma anche per noi. Quindi... Vai, però non c'è. Vai, Wii! Ed ecco il trenino che c'ha le ragazze più grandi che si stanno divertendo un mondo. Vi state divertendo? Sì. Ciao. Posso picchiare la dada? Cosa ne pensate di questa festa? Non vi sentite un po' grandi per partecipare a questa manifestazione? Non si è mai grandi per divertirsi. Secondo me l'età non ha un significato, perché comunque il divertimento è per grandi e per piccoli. Tu invece che cosa ne pensi? Ti stai divertendo? Sì, sì, molto. È una bella festa. E tu invece cosa ne pensi? No, io penso che è una bellissima festa in cui vedo che tutti i bambini si stanno divertendo e passano un pomeriggio diverso, anche se fa molto caldo, ma si stanno divertendo. Allora Luciano, ti stai allenando perché tra poco diventerai nonno? Beh, non subito, però sì, mi sto divertendo un sacco. È una cosa bellissima, un momento di incontro per i bambini, possono stare insieme, giocare, divertirsi, conoscersi. È una giornata diversa. Bello. Sì, molto. Hai fatto qualche tipo di gioco? Tantissimi, tipo il gioco della mela, che abbiamo c'era una bacinella piena d'acqua con le mele, abbiamo voluto prendere con la bocca. Cosa pensate della festa che hanno organizzato apposta per i bambini? È una bellissima cosa, sono contenta, mia figlia Elena quest'anno parteciperà per la prima volta, è nata da 7 mesi e sono molto felice. Spero che nei prossimi anni sarà ancora meglio, lei capirà perché sarà più grande, si divertirà insieme agli altri. Allora, innanzitutto questa festa è stata organizzata dalla Prologo. Io mi ci sono trovato perché quando ci sono i bambini c'è la gioia e il divertimento, per cui tutti quanti siamo felici e contenti. La festa è riuscita bene, è una meraviglia, siamo tutti felici e contenti per la gioia della Madonna e del cielo, di Gesù. Grazie. Ecco qui dei bambini che si divertono sullo scivolo tutti insieme. Vediamo qui una ragazza che si occupa di alcune bambine e le trucca. Come mai avete deciso di organizzare questa festa? Abbiamo pensato di organizzare questa festa con i ragazzi di San Mango. Ci siamo ritrovati un pomeriggio presso il bar Meet di San Mango da qui. Abbiamo pensato, perché non facciamo qualcosa per i bambini? Da lì è nata l'idea del Park Fun.
abbiamo detto abbiamo un bellissimo parco giochi, perché inventarci tanti giochi popolari lì al parco? E da lì ci siamo ritrovati più sere, abbiamo pensato e poi l'abbiamo studiato in questo modo. Sembra che è riuscita, vedendo i ragazzi e la grande partecipazione. Avete altre feste in programma quest'estate? Sì, abbiamo come date, le date fisse ancora le abbiamo decise, perché ci dobbiamo confrontare con il programma dell'amministrazione comunale. Abbiamo la classica suracata, la sagra, che l'anno scorso abbiamo fatto un successone, poi abbiamo il riciclando, abbiamo pensato pure di fare sempre con tutte le feste, le organizziamo con un gruppo di ragazzi, San Mango, abbiamo pensato alla caccia al tesoro, dopo tanti anni la riprendiamo, la caccia al tesoro per tutto il paese e le contrarie. E poi stiamo studiando di fare un torneo di pallavolo pure qua all'interno del parco giochi. E chiudiamo le nostre manifestazioni con uno spettacolino a sorpresa giorno 18 sul palco a San Mango. Va benissimo, grazie. Auguriamo a tutti una buona estate, venite a San Mango che vi accogliamo tutti. Quest'anno si farà biciclando? Certo, anche quest'anno faremo l'edizione di biciclando, faremo la stessa data dell'anno scorso, l'11 agosto. E il percorso sarà sempre quello, il solito, solo che cercheremo di migliorare il tutto. Abbiamo trovato qui una signora, di dove sei? Di Roma. Che cosa ne pensi dell'iniziativa di questa festa? Che è molto carina, perché i bambini si divertono, è piaciuta l'idea di Mimi e di Topolino, e lui è affascinato, non sa dove guardare, è divertentissima. E questo bel bimbo come si chiama? Come ti chiami? Diglielo tu. Alessandro. Più forte? Alessandro. Alessandro come? Valente. Alessandro Valente. E ti piace questa festa? Sì. Ti piace? Sì. La festa. E strilla però, sennò non si sente. Sì. Oh. Volete dire qualcosa? È una festa bellissima, ci stiamo molto divertendo. Sabri, ti stai divertendo? Sì. Certo. Siamo giunti alla conclusione di questa giornata. È stata un'ottima realizzazione e a quanto pare è piaciuta a molte persone, sia grandi che i più piccoli. E quindi vi salutiamo, alla prossima. Ciao! Ce la lascia, sì.